Oggi sul Fatto Quotidiano la notizia della querela da parte della segretaria comunale Antonella Moglia, che si dichiara vittima di mobbing da parte della sindaca Silvia Marchionini in merito alle vicende legate a un concorso pubblico. Moglia riferisce di aver subito pressioni e poi atti ritorsivi perché avrebbe dovuto modificare gli esiti dei concorsi. Dal suo rifiuto a questa richiesta sarebbe seguito un periodo per lei di ritorsioni e altri reati riportati in querela come minaccia, atti persecutori, diffamazione, lesioni personali e altri. La segretaria è in malattia dallo scorso 17 di luglio. Marchionini ha dichiarato di aver appreso dalla querela dal giornalista del Fatto. L'indagine infatti è ancora in fase preliminare. Non si è fatta attendere la solidarietà da parte della giunta verbanese, che in una nota ha espresso convinta solidarietà e sostegno al sindaco di Verbania Silvia Marchionini, oggetto di ciò che risulta oggettivamente un infondato e inaccettabile attacco politico. Sostegno fermo e convinto che deriva dalla diretta e approfondita conoscenza dei fatti per come si sono realmente svolti. E aggiungono: sindaco e giunta hanno sempre operato nel rispetto delle norme, avendo come obiettivo unicamente l'interesse della città e dei cittadini, e siamo convinti che a questo punto sarà proprio l'autorità giudiziaria a fare chiarezza riguardo la legittimità e piena rispondenza alle norme circa l'operato del sindaco e della giunta. Sulla questione anche Marchionini, che dichiara: non è la prima volta che si tenta di screditarmi, ma continuerò a operare al mio meglio per il bene e gli interessi della città e non dei singoli. La giunta annuncia anche di voler tutelare la propria onorabilità nelle opportune sedi. Anche alcuni esponenti della minoranza si sono espressi sulla vicenda. Damiano Colombo e Francesco Maria Galli, capogruppo e membro della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia, si dicono garantisti, ma sottolineano come la vicenda è uno schiaffo all'immagine di Verbania a livello mediatico nazionale. Il gruppo Verbania Futura di Gian Domenico Albertella sottolinea come nella querela presentata ci siano dei passaggi su cui aveva chiesto chiarimenti e conclude: il sindaco ha il dovere di riferire al Consiglio Comunale con la massima urgenza in merito ai fatti oggetto di questo articolo, fornendo un'informazione completa e circostanziata, e ciò a prescindere da ogni competenza dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti.